e al tempo si è voluto fare qualcosa di diverso che avesse a che fare con il sociale e all'aria aperta, e quindi è nato il progetto di Caresà. Caresà nasce appunto 13 novembre 2008, quest'anno compiamo 15 anni e da subito abbiamo scelto di essere cooperativa sociale di tipo B, quindi un onus di diritto, ma di esprimere questo desiderio di inclusione e di accompagnamento al lavoro per adulti con fragilità attraverso l'agricoltura biologica. All'inizio non si sapeva dove si andava a parare, e poi pian piano è venuto fuori quello che è oggi Caresà. Girato varie realtà per cercare spunti e idee. E abbiamo conosciuto la Conca d'Oro, che loro stavano partendo appunto con un progetto di agricoltura sociale. E poi l'innamoramento all'agricoltura è venuto attraverso la scuola esperienziale di agricoltura biologica. La prima lezione era ottobre 2007, mi sa, e l'avevamo fatta nell'azienda di Andrea Giubilato e Madre Terra, e lì quello ci ha ispirato tanto. Nell'anno produciamo 50-60 varietà diverse di ortaggi e cerchiamo di avere lavoro tutto l'anno e produzione tutto l'anno per rispondere alla richiesta del territorio. E in questo momento abbiamo l'asparago, che stiamo arrivando verso la fine della produzione, e abbiamo 700 metri di asparagiaia che ogni anno vanno in produzione ad aprile. Poi adesso insomma è il momento delle lattughe, che andranno avanti un po' tutta l'estate. Insomma, che è il nostro vanto, ci teniamo molto, è la fragola. Prevalentemente donne, tra i 30, 35 e 55, e con un lavoro ovviamente impiegatizio, con un livello culturale medio, e che proprio prima di sceglierci perché hai fatto del sociale, prima di sceglierci perché i biologici, normalmente insomma ci dicono che ci scelgono perché le cose, i nostri prodotti hanno tanto sapore. E non sfruttare il terreno e nell'utilizzo dell'acqua, quindi attraverso la microirrigazione e quindi un consumo mirato e parsimonioso di quella che è una ricchezza che delle volte viene a mancare, insomma. La nostra da sempre è quella economica, insomma, dare gambe a questo progetto, insomma, con le risorse, sia all'inizio con gli investimenti iniziali, l'infrastruttura in serre, l'impianto di irrigazione, e tuttora, insomma, nella valorizzare il lavoro delle persone retribuendolo correttamente, che nel mondo dell'agricoltura anche questo è un grande tema, e insomma le risorse, abbiamo bisogno di tante risorse, avremo bisogno anche magari di consolidarci negli affitti, quindi di avere con alcune persone che ci danno in affitto il terreno, avere affitti un po' più lunghi, e invece a volte ci sentiamo un po' ritardati o comunque sempre stretti, ecco, rispetto al fatto che non gestiamo dei beni e delle proprietà nostre, di proprietà. Ma di consolidarci ancora un pochino, di concludere i debiti che abbiamo ancora in essere, e perché no, magari di poter avviare un piccolo ambito di vita in comune.